Ciao a tutti ragazzi, bentornati. Oggi nuovo video mangereccio dove assaggiamo un po' di roba proveniente dall'estero. Questa volta roba che viene dalla Repubblica Ceca. Quindi andiamo subito, sono curiosissimo e sono soprattutto curioso perché non ho idea di quello che sto per assaggiare. Dato che è tutto scritto in ceco, mi seccava da morire tradurre le confezioni e quindi lo scopriremo assieme. Non ho idea di quello che sto per mangiare. Cominciamo con questi qui. Sono delle palline, credo di mais o una cosa del genere. Saranno aromatizzate con qualcosa. La confezione è rosa, non so cos'altro dirvi perché non capisco una sola parola di quello che c'è scritto sulla confezione. L'unico modo è aprirlo ed assaggiarlo. Quindi vediamo. Odorano di pesto. Assaggiamole. Ok, sono delle palline di mais, credo, con sopra una polvere di basilico, di pesto, sa molto di basilico, sembra quasi pesto. Un sapore interessante, strano. Non male, a questo diamo 4 stelline su 5, non è il massimo ma non è neanche male, quindi 4 su 5 palline dalla provenienza non identificata al pesto, quindi dai, ok, buono. Il secondo è un altro pacchetto, sempre proveniente da quella stessa linea Amaranth, che fa roba senza glutine. Mi sono accorto adesso di questa cosa. E stavolta la forma è più inquietante, sconosciuta, perché sono delle pizze, degli anelletti rosa, con una glassa bianca sopra e dei pallini, dei semi, una cosa del genere. Quindi assaggiamo anche questi. Ora ve li faccio vedere qui da vicino. Vediamo se ne becco uno. L'odore è buonissimo, ragazzi. Fanno odore di fragola. Ecco qui. No, caduto. Ecco qui. È una ciambellina. Credo sia sempre di mais. Con sopra una glassa bianca. Dei semi. Fa odore di fragola. Quindi credo siano semi di fragola. Che poi ho scoperto su internet che il vero frutto non è la fragola di per sé, ma sono i semi. I semi sono il frutto, non la parte rossa, ma i semi. Quindi è da lì che viene l'aroma di fragola, il sapore della fragola. E quindi niente, anelletti alla fragola, credo. Assaggiamoli. Vi dirò, avevo altissime aspettative, perché fanno davvero tanto odore di fragola, tanto odore di yogurt alla fragola, di milkshake alla fragola, ma una volta messo in bocca non sa assolutamente di niente, non sanno di nulla. Credo che l'unione faccia la forza, in questo caso tutti assieme abbiano questo gran bell'odore, ma presi singolarmente no, niente, non sanno di nulla. A questi do 1 su 5 solo per la presa in giro, perché avevo alte aspettative e me le hanno deluse, quindi 1 su 5 bocciati. Passiamo al terzo prodotto, che è questo qui, Jojo Arasis, non lo so leggere perché non so il ceco. Sono delle cacche, sembrano delle cacche di criceto, cacche di topo, e sono prodotte dalla Nestlé, quindi sicuramente sono al cioccolato, ma non ho ben capito cosa ci sia dentro. Dal nome Arasadis di chi? Saranno arachidi? Non lo so, saranno arachidi. L'odore sì, saranno delle arachidi coperte di cioccolato. Quindi vediamo, arachidi della forma piuttosto strana. Ecco qui, sembrano delle cacche di coniglio, cacche di roditore. Comunque, assaggiamole, bando alle ciance. Allora, sì, sono arachidi. Sono arachidi ricoperte di cioccolato, ma arachidi mollicce, che restano attaccate ai denti. Non sono arachidi salate, sono arachidi semplici, naturali. Sembrano arachidi vecchie. Arachidi vecchie e il cioccolato non si sente per niente. 0 stelle su 5. Quarto ed ultimo prodotto sono i tofu. Sono i tofu e Bari Mendol. Sono sempre prodotte dalla Nestlé. Ho conservato questo per ultimo perché, non lo so, mi ispirava la confezione, mi sembrava qui da dolce conclusivo, quindi assaggiamo. Sembrano dei confetti a forma di... no, dei confetti, sì, dai, confetti, ricoperti di cacao. Vediamo. No,
Ok, è una sorta di caramella con dentro una sorta di altro cacao in polvere. No, vabbè, no. Ok, qui credo si riesca a vedere. Dalla foto forse un po' si vede. Sotto lo strato di cacao c'è una caramella trasparente di zucchero con all'interno dell'altro cacao. Davvero terribile. Posso dirvi che ogni volta che mi vengono portati dolci dalla Repubblica Ceca, questi confezionati, non mi piacciono mai. E a me piacciono quasi tutti i dolciumi. Anche se, a detta di molti miei amici, comunque sono dei bravissimi pasticceri e fanno delle torte bellissime, buonissime, però a livello di dolci confezionati, di queste caramelle, queste cose così, abbiamo gusti molto lontani, quindi da quelli nostri comunque, quindi no, questi 0 su 5, terribili. E anche per questo video ragazzi è tutto, io prima o poi morirò avvelenato da qualcosa che non capirò, da qualche prodotto, dall'etichetta strana che magari contiene veleno per topi, io non me ne renderò conto, però lo faccio per voi. E ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti come al solito. E tornerò presto con nuovi video assaggi, ve lo prometto, ormai avete visto sto prendendo di nuovo ritmo. E con questo è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao!